L'inizio della roadmap delle riaperture nella fase 4 dell'emergenza sanitaria per l'Abruzzo coincide con il ritorno da oggi in zona gialla e dunque con un allentamento delle misure restrittive con le quali si è convissuto per buona parte dell'inverno. Eccezione fatta per gli 11 comuni che permangono zona rossa, è concessa la visita a parenti ed amici una volta al giorno verso una sola abitazione, in 4 e non più in 2, oltre ai minori e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. La regola vale per le regioni gialle, ma anche per quelle arancioni. In questo secondo caso, però, lo spostamento si riduce all'ambito comunale. Più in generale, il trasferimento verso altri territori rimane libero tra le regioni gialle. Per muoversi invece tra regioni in fascia arancione o rossa è necessaria l'autocertificazione per i consueti motivi. I viaggi per turismo invece sono possibili con la sola certificazione verde, un pass per chi è già vaccinato, ha effettuato un tampone antigenico molecolare nelle 48 ore precedenti o per chi è guarito dal Covid. Nelle seconde case poi si potrà andare anche con gli amici, ma al massimo in 4 persone. La regola non vale per le zone rosse, dove è permesso recarsi solo al nucleo familiare e a casa disabitata. Dopo mesi di attesa c'è poi la via libera al ritorno nei ristoranti, anche a pranzo in zona gialla, ma solo fino alle 22 ed esclusivamente all'aperto. Vietato il caffè al banco, ma dal 1 giugno sarà concesso ricevere i clienti all'interno del locale fino alle ore 18. Rimane consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive, limitatamente ai clienti alloggiati. Molto attesa anche la riapertura dei cinema e dei teatri. In zona gialla da oggi si può tornare ad accomodarsi in platea, con posti a sedere preassegnati e nel rispetto della distanza di un metro tra gli spettatori che non sono conviventi e tra il personale. La capienza non può superare il 50% di quella massima autorizzata. Il numero di persone non può in ogni caso essere maggiore di 1000 nel caso di eventi all'aperto e 500 nel caso di spettacoli al chiuso. Per il capitolo scuola, tra i più dolorosi di questa pandemia Covid che ha tenuto lontano dai banchi gli studenti per oltre un anno, in Abruzzo si torna in classe al 70% nelle scuole superiori, ma in presenza totale per le classi quinte che devono preparare la maturità. Le stesse percentuali valgono per le zone rosse. Fino alla terza media invece la didattica è in presenza per tutti. Per quel che riguarda le università, il decreto del governo Draghi prevede che da oggi fino al 31 di luglio nelle zone gialle ed arancioni le attività curricolari possano svolgersi prioritariamente in presenza. Infine lo sport: da oggi nelle zone gialle è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. Dal 1 di giugno, sempre nelle fasce gialle, saranno anche aperti gli stadi per eventi e competizioni agonistiche. La capienza massima non dovrà essere superiore al 25% del totale e in ogni caso con un numero massimo di 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso. Proseguendo poi con la tabella di marcia delle riaperture, il prossimo 15 giugno toccherà alle fiere. Dal 1 di luglio, sempre in fascia gialla, si potranno organizzare convegni e congressi, si potrà andare alle terme e verranno riaperti anche parchi tematici e di divertimento. Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Come avete ascoltato nel servizio di copertina, l'Abruzzo torna a zona gialla e questo ritorno in zona gialla coincide con le riaperture volute dal governo Draghi per far tornare l'Italia lentamente alla normalità, si spera anche chiaramente a seguito della campagna vaccinale che dovrà proseguire nei prossimi mesi. Di tutto questo andiamo a parlare con il nostro collegamento in diretta. Siamo all'esterno dell'ospedale di Pescara con Paolo Renzetti, che ha con sé ospite, e lo ringrazio, il professor Giustino Parruti. Linea a te, Paolo. Sì, grazie. Direttore responsabile dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara e anche del Covid Hospital. Allora, qual è la situazione? Insomma, oggi si torna ad una vita un po' più normale, possiamo dire, però non è un libera tutti, vogliamo precisarlo. Certo, noi siamo in una situazione adesso di circolazione francamente ridotta, devo dire rispetto ai numeri abruzzesi, quelli pescaresi sono ancora più tranquillizzanti in termini di riduzione dei contagi, ma
conosciamo oramai bene questo virus e sappiamo le sue potenzialità. Specialmente non dobbiamo dimenticare che l'ultima variante che ha circolato in Abruzzo è quella inglese, che è capace di infettare con poche copie, che riesce a avere dei tempi di incubazione molto protratti e che, come tutte le altre varianti, può essere infettiva anche nei portatori asintomatici. Quindi dobbiamo mantenere assolutamente il gusto di queste riaperture, che ci dobbiamo prendere in modo provvido, ma nello stesso tempo non abbassare la guardia rispetto a quelle misure essenziali che oramai dovremmo avere però metabolizzato. La mia speranza è che la maggior parte dei nostri concittadini oramai quasi istintivamente si sentirebbe a viso scoperto senza mascherina quando è circondata da altre persone, quasi istintivamente tenderà a lavarsi le mani ripetutamente in queste frequentazioni pubbliche riprese e aumentate. Quindi se noi manteniamo queste norme, che spero, ripeto, siano state e sempre più diventino interiorizzate, proprio come gli orientali che salutano con un inchino anziché abbracciare, cioè dobbiamo cercare di capire che mantenendo un certo tipo di distanza ce la possiamo fare. Ieri abbiamo visto nelle nostre città, Pescara, ma anche in altri centri della nostra regione, tanta gente in strada, anche per via della bella giornata, del caldo, di un sole quasi estivo. Riapertura, sentivamo, ascoltavamo anche prima nel servizio di apertura del TG, presenza al 70%, al 100% per le classi quinte. Questo ritorno, diciamo, degli studenti a scuola, una maggiore presenza delle persone in strada e queste riaperture, anche seppur all'aperto, dei locali della ristorazione, quanto devono preoccupare? Allora, il planning che è stato fatto tiene conto della rapida crescita della copertura vaccinale, quindi il numero dei suscettibili si va riducendo. Quello che però è possibile è che se sbagliamo le modalità di riapertura, la pancia molle, cioè quella fascia tra i 35, 38 e 55 anni ancora rimasta fuori dal grosso delle procedure vaccinali, possa tornare ad essere esposta da una reincrementata circolazione del virus. Quindi ci deve preoccupare che non ci sia un abbassamento della guardia, perché abbiamo ancora una popolazione di vulnerabili che tale probabilmente rimarrà ancora per un mese, mese e mezzo da oggi. Per cui io credo che se manteniamo tutte le regole che abbiamo richiamato prima, molto strettamente interiorizzate fino alla fine di maggio, il 15 di giugno, poi potremo cominciare tra vaccinati ad avere tutta una serie di rilassamenti delle procedure di prevenzione da contatto, che però non è assolutamente il caso ancora di prefigurare. Linea a te, Alfredo. Sì, professor Parruti, fra poco ascolteremo anche le parole del governatore Marsilio, che abbiamo raccolto questa mattina. Marsilio era a Balsorano proprio sulle riaperture. Prima di ascoltarlo però le faccio una domanda flash. È preoccupato da questa nuova variante indiana, con il ministro Speranza che ha bloccato gli arrivi dall'India proprio per cercare di limitare questa problematica? Sì, assolutamente sì. Allora, questo deve essere chiaro anche per il prossimo futuro. Noi dobbiamo stare molto attenti a non importare varianti con una nuova capacità di offendere, prima ancora che la copertura vaccinale ci abbia messo al sicuro dalle varianti di interesse europeo e che hanno avuto la massima circolazione. Chiaramente, quando noi saremo in una situazione di circolazione endemoepidemica, cioè di piccoli numeri che continueranno dentro una gestione accorta di tutti i casi sospetti, col sequenziamento precoce, noi potremo far argine efficacemente all'esposizione alle nuove varianti e quindi potremo permetterci anche di riprendere sistematici contatti con queste parti del mondo attualmente così terribilmente ferite. Però adesso dobbiamo stare molto attenti, perché una quarta ondata ci metterebbe davvero in ginocchio. Allora, ascoltiamo le parole del presidente Marsilio e poi torniamo in diretta da Pescara.
Beh, diciamo che se non ci fosse stato un decreto legge che l'aveva abolita, la zona gialla l'Abruzzo se l'era guadagnata già da un mese. Adesso però, piuttosto che parlare del passato, dobbiamo impegnarci perché questo mese che ci è davanti lo resti in giallo. È un mese complicato perché il piano di vaccinazione non ha ancora dispiegato tutti i suoi effetti o comunque i suoi principali effetti. Stiamo correndo, ma diciamo, fasce deboli e fragili della popolazione, le più esposte, devono ancora completare il ciclo di vaccinazione. Le scuole aperte sono un grande, diciamo, punto interrogativo sulla capacità di contenere la circolazione del virus. Diciamo che fra un mese e mezzo, con scuole chiuse e vaccinazione dei soggetti più anziani che si sarà pressoché completata, saremo sicuramente più forti nell'affrontare la pandemia. Ecco, sono convinto che l'estate sarà un'estate molto, molto più serena, sarà anche meglio, però dobbiamo reggere questi 30-40 giorni ancora delicati che abbiamo davanti e mi appello a tutti i cittadini perché facciano del loro meglio per rispettare le regole e fare in modo di che non vada sciupata questa occasione di ripartenza. E sicuramente avere un coprifuoco più là, magari un po' più elastico. Io penso che già, come tutte le regioni, abbiamo chiesto al governo che già da oggi si sarebbe potuto portare alle 23, ora un'ora di spostamento di coprifuoco non crediamo e non credo che sia una proposta sovversiva o rivoluzionaria rispetto al contenimento della pandemia, anche per quelle attività alle quali si è detto di poter riaprire, come i cinema, i teatri, gli spettacoli, la stessa ristorazione, insomma, che a ora di cena, se le persone alle 22 devono essere già rientrate in casa, insomma è chiaro che hanno scarsa possibilità e poco tempo per poter servire le persone a tavola. Speriamo che il governo nei prossimi 15 giorni, come promesso, rivaluti la situazione e lo possa fare anche alla luce di una situazione positiva. Queste le parole del Presidente della Regione Marco Marsilio. Siamo quasi in chiusura, Professor Parruti, le vorrei fare due domande flash. La prima, si parla di estate, si parla di vacanza, cosa si sente di consigliare agli abruzzesi, anche agli italiani? Andare in vacanza in Italia o si potrebbe anche andare in vacanza fuori dal nostro paese? C'è qualche rischio in questo senso? Allora, io non voglio sostituirmi, anche perché sono un infettivologo e non uno specialista di questo, però il suggerimento è, nella misura del possibile, godiamoci l'Italia. Abbiamo una circolazione che è stata controllata, oramai una circolazione omogenea della variante inglese che è, diciamo, entrata nelle corde del nostro DNA e che è protetta, contro la quale siamo protetti dai vaccini che stiamo facendo. Andare a importare, come abbiamo fatto l'anno scorso, le varianti circolanti in altri distretti dell'Europa e del mondo per ripopolare la circolazione da noi, sinceramente, finché non si consolida un piano vaccinale mondiale che riduca realmente la circolazione, è decisamente pericoloso. Certo, poi ci sono le cosiddette mete sicure che si stanno organizzando nel grande turismo internazionale, però fondamentalmente il mio suggerimento sarebbe di godersi un'estate italiana. L'ultima, professor Parruti, quali sono ad oggi, in questo momento, i numeri dell'ospedale di Pescara, del Covid Hospital? Fino a qualche settimana fa non c'era un posto libero in corsia, oggi mi sembra che le cose vadano decisamente meglio. Decisamente meglio, sì, abbiamo ancora un discreto affollamento, nel senso che abbiamo 35-40 malati presso la nostra struttura convenzionata in Chieti ed abbiamo una ventina di posti liberi nell'ambito della nostra struttura. Chiaramente quindi abbiamo tutte le ragioni per essere più tranquilli, per essere più sereni nella gestione di questo momento. Chiaramente ci teniamo in stand by onde evitare di essere spiazzati da un'eventuale ripresa della circolazione del virus, che sinceramente speriamo non ci sia. Grazie davvero al professor Giustino Parruti, responsabile direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. È davvero tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, a te Alfredo. Grazie al professor Parruti e a Paolo Renzetti, la parola d'obbligo in questo momento mi sembra quella della prudenza comunque sia. Noi proseguiamo il nostro telegiornale restando a parlare
delle riaperture e soprattutto del coprifuoco. Lo abbiamo ascoltato nel corso del collegamento quando abbiamo mandato in onda le parole, le dichiarazioni del Presidente della Regione Marsilio rispetto al coprifuoco alle 22. Si auspicava un allargamento dell'orario fino alle 23 che non c'è stato per il momento. Il Sindaco di Francavillamare Antonio Luciani manifesta tutto il suo disappunto per le riaperture che non sono corrisposte ad un aumento dell'orario in cui si può stare all'esterno delle abitazioni. E, tra l'altro, Luciani chiede le dimissioni dell'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario, che non avrebbe perorato questo tipo di intervento da parte della regione, sostituendosi al governo nazionale. Allora andiamo a vedere insieme l'intervista realizzata sempre da Paolo Renzetti. Da oggi riaprono i locali, ristoranti, bar con postazioni all'aperto, si torna in un certo senso ad una quasi normalità, resta però il coprifuoco inderogabilmente alle 22, ci sono delle voci contrarie, tra queste anche quella del sindaco di Francavillamare Antonio Luciani. Perché Luciani, lei è fermamente contrario a questo coprifuoco alle 22? Coprifuoco uguale compressione della mia libertà, perché? Perché se la compressione della mia libertà avviene, come nel caso del lockdown, per un'evidenza scientifica che mi dimostra che non posso passeggiare in riva al mare alle 10:30 perché ho un rischio di contagio in più, beh, allora ben venga la compressione della mia libertà. Ma se la compressione della mia libertà con il coprifuoco non c'è dimostrazione scientifica che aiuti la salute degli italiani, beh, allora diventa una compressione della libertà fine a se stessa, contro la quale reagire in ogni modo. E io so che il Presidente della Regione Marsilio la pensa come me, e infatti gli lancio un appello attraverso questa vostra emittente, gli lancio un appello di ribellarsi a questo, di fare un provvedimento di legge per dichiarare che tutto l'Abruzzo non rispetterà il coprifuoco. Se non lo dovesse fare Marsilio, lo farà il Sindaco Luciani, questo è certo, a Francavillamare. A Francavillamare la scorsa estate senza coprifuoco abbiamo avuto al 30 settembre solo 10 positivi, non c'è stato nessun problema per il Covid in estate, come avevamo sostenuto prima e come continuiamo a sostenere ora con i dati alla mano. Mi aspettavo che l'assessore all'attività produttive Daniele Damario mi desse solidarietà sul punto, invece cosa fa? Mi attacca perché strumentalizza politicamente questa cosa. E allora io dico al presidente Marsilio di valutare bene, perché l'assessore Damario, che non è tra gli eletti consiglieri e che viene chiamato per la sua esperienza a ricoprire la carica di assessore all'attività produttiva, queste attività produttive rischia di farle fallire, quindi ci pensi bene il presidente Marsilio e magari un cambio di giunta e di passo si potrà anche fare in Regione Abruzzo. Nel frattempo c'è attenzione alla campagna vaccinale che deve accelerare, e per farlo questa mattina è stato inaugurato a Colonnella, ne vedete le immagini, l'hub vaccinale, un altro a disposizione della ASL di Teramo, insediato all'interno dell'area commerciale della Val Vibrate, e va ad aggiungersi ai 4 già in funzione a Teramo, Giulia Novatri e Montefino. L'attività dell'hub è iniziata già questa mattina con la vaccinazione di circa 400 tra over 60 e over 70. Il centro ha a disposizione 8 linee vaccinali che a regime dovrebbero produrre circa 2.000 vaccinazioni giornaliere. L'hub si propone come il riferimento per i vaccini Covid di tutta la Val Vibrata, che conta una popolazione residente di circa 70.000 abitanti. I locali sono stati messi a disposizione dall'Unione dei Comuni della Val Vibrata e gli arredi sono stati forniti dalla Protezione Civile regionale. Adesso noi andiamo ad ascoltare il direttore sanitario della ASL di Teramo, Maurizio Brucchi. Ma oggi si è inaugurato questo hub qui a Colonnella, che copre un territorio vasto, perché sono circa 70.000 e forse qualcosa in più i residenti che verranno a vaccinarsi in questo hub, quindi una bella struttura al pari anche degli altri hub che non dobbiamo dimenticare, Giulianova, la Valfino e Atri, oltre a quello di Teramo. Questa è una struttura, diciamo, che si presta molto, perché come un open space che abbiamo arredato grazie alla protezione
Protezione Civile, al dottor Casinghini che ha messo a disposizione le risorse e che ringrazio. Quindi insomma mi sembra anche, come dire, si prosegue in quello che è l'obiettivo che il 29 abbiamo di vaccinare 11.000 persone in una sola giornata in tutta la regione Abruzzo, e la nostra quota è circa 2.500 vaccini. A Pescara la prenotazione dei vaccini AstraZeneca per l'Open Day organizzato da Comune e ASL è ormai sold out, oltre 3.500 le prenotazioni. Vediamo il servizio. Assessore, l'Open Day AstraZeneca ha avuto un grande successo a Pescara, prenotazioni esaurite. Sì, 3.500 prenotazioni esaurite già da questa mattina, 2 ore il primo giorno, cioè quello delle 1.000 prenotazioni di ieri, oggi 900 somministrazioni di dosi AstraZeneca e oltre alla programmazione ordinaria per quanto riguarda le prenotazioni per fascia di Poste, che viene gestita da Poste, i fragili che vengono gestite anch'essi dal Comune di Pescara e i richiami delle seconde dosi sia per gli ottantenni che per i fragili sono in essere. Ieri c'è stata una prova importante per la città di Pescara, dove ha risposto tutta la struttura efficientemente, perché non ci sono stati disagi, non ci sono state code e il messaggio da Pescara è partito: siamo pronti, vogliamo avere più dosi di quelle che ci sono, diciamo, programmate per la nostra città, perché praticamente ci siamo attrezzati e organizzati per tempo e vogliamo raggiungere l'immunizzazione di gregge sulla città di Pescara il prima possibile. Ieri c'è stato anche un riferimento sull'AstraZeneca Day, io direi AstraZeneca Week, visto che dura fino a venerdì, anche per diciamo, le persone che sono residenti in provincia, quindi c'è stato Pescara è diventata il centro di riferimento della vaccinazione non solo pescarese ma addirittura provinciale. Abbiamo dato dimostrazione che gli enti devono diciamo, collaborare, l'abbiamo fatto per i tamponi e lo stiamo facendo per le vaccinazioni. Stiamo remando tutti verso lo stesso risultato, che è quello di mantenere salvi diciamo, le vite dei cittadini di Pescara se mi consentite anche dell'intera provincia. Questa collaborazione deve essere l'arma vincente, la spiegazione di quello che è stato il risultato eccellente di ieri. Adesso una notizia di cronaca, una trentina gli arresti nei confronti di cittadini stranieri eseguiti questa mattina dalla polizia, che ha smantellato un'organizzazione mafiosa nigeriana attraverso l'operazione Black Axe in 14 province italiane, tra cui quella dell'Aquila, dalla quale sono partite le indagini. Le accuse sono di associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata al compimento di numerosi reati, tra cui traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio, anche attraverso la compravendita di Bitcoin, per un totale di quasi 100 capi di imputazione. Tra gli arrestati da parte della polizia nell'ambito di questa operazione ci sono diverse persone con 30 appunto custodie cautelari e 25 perquisizioni domiciliari portate avanti nelle province interessate da questa inchiesta, che è coordinata dalla Procura distrettuale antimafia dell'Aquila. C'è stato anche il ringraziamento alle forze dell'ordine del Presidente della Regione Abruzzo Marsilio, che scrive in una nota: il costante controllo del territorio garantisce a tutti noi cittadini di poter vivere in tranquillità anche in questo momento difficile. La presenza delle forze dell'ordine, conclude Marsilio, è tanto più determinante quanto i territori possano sembrare tranquilli. Siamo così arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie C. Pari senza reti al Partenio Lombardi di Avellino per il Teramo, che seppur con tante assenze riesce comunque a strappare un punto che permette di tenere ancora vive le speranze di acciuffare la settima piazza playoff. Vediamo il servizio. La griglia playoff dal settimo al nono posto si deciderà negli ultimi 90 minuti della stagione regolare. Il Teramo esce indenne da Avellino, ma nello 0-0 finale i biancorossi scivolano al nono posto in classifica visto il successo concomitante del Palermo, ma avranno ancora una gara di tempo per migliorare la posizione in ottica playoff. È un Teramo a trazione giovanile quello che scende in campo al Partenio Lombardi, confermata la linea difensiva vista contro il Bisceglie. A centrocampo invece fa il suo esordio stagionale Lombardi accanto ad Arrigoni
Bastoni per sostituire lo squalificato Santoro, mentre Birligea prende il posto di Lari, anche lui fermato dal giudice sportivo. In avanti ancora panchina per Pinzauti con Chiera Mateng confermato vicino a Bombaggi. Nel 3-5-2 dell'Avellino c'è titolare l'ex Pescara Maniero in avanti. L'Avellino parte bene ed in un paio di occasioni nei primi minuti mette qualche apprensione a Lewandowski. Il primo squillo del Teramo arriva al 16esimo quando Birligea va via dalla destra dopo aver recuperato palla e prova a piazzare, non trovando però lo specchio della porta. Pochi istanti dopo D'Angelo risponde idealmente al Teramo, ma la mira lascia a desiderare. La gara fatica a decollare, ma al 34esimo quella che fa partire Santaniello dalla destra è l'occasione più nitida per i padroni di casa. La palla passa da Carriero e poi giunge a centro area da Maniero, che però non trova la porta ma solo calcio d'angolo. La ripresa inizia con il Teramo che divora una ghiotta palla gol. Bombaggi fa partire il contropiede che arma la velocità di Chiara Mateng, ma l'attaccante biancorosso si fa murare la conclusione da forte. La gara torna poi su binari nella noia, almeno per quanto concerne le occasioni. Fella per Santaniello e il primo cambio per Braglia, che al 14esimo impegna subito Lewandowski, girando di testa un calcio di punizione in maniera però centrale. Il Teramo prosegue nella gara ordinata in fase di non possesso, preferendo chiudere i varchi agli irpini piuttosto che costruire. Tito però sale in cattedra. Dapprima chiama D'Angelo alla conclusione, su cui Arrigoni è probabilmente fondamentale ad immolarsi per chiudere lo specchio della porta. Qualche istante dopo, ancora Tito chiama al colpo di testa Maniero, che però vede Lewandowski pronto alla respinta per negargli la rete. Al 26esimo è ancora il portiere del Teramo protagonista sulla conclusione di De Francesco. L'Avellino sente il Catanzaro vincere, così Braglia cambia ancora inserendo Enrico e Bernardotto, mentre Paci manda Mungo sul terreno di gioco al posto di Lombardi. La pressione degli irpini sale nel finale. Fella ci prova al 41esimo, ma trova solo una deviazione in calcio d'angolo. Lo stesso Fella, pochi minuti dopo, non arriva di un soffio ad impattare in aria un cross di Tito. Carriero e Cappa poi vanno a contatto, ma il direttore di gara fa segno di proseguire tra le proteste del giocatore biancoverde. Con il pareggio l'Avellino viene agganciato e superato dal Catanzaro, che si prende il secondo posto ma a parità di punti. Il Teramo domenica prossima chiuderà la stagione regolare ospitando la Viterbese dell'ex Agenore Maurizi. Mancherà Trasciani, ammonito e diffidato, ma Paci ritroverà dalle squalifiche Ilari, Santoro e Tentardini. Questo è il servizio di Ania Cantagalli, noi proseguiamo andando in Serie D 1-1 nel recupero di sabato contro l'Aprilia per la Vastese. Il tecnico biancorosso Fulvio D'Adderio è comunque soddisfatto della prova dei suoi, l'unica cosa che è mancata, secondo l'allenatore aragonese, è stata la stoccata per il sorpasso. Sentiamo. Pisar D'Adderio, cosa è mancato per portare i tre punti a casa? Un po' di precisione, forse l'ultimo passaggio, un po' di convinzione a questa Vastese? No, le occasioni le abbiamo create al secondo tempo e quindi è mancata la realizzazione. Quindi certamente c'è un po' di amarezza perché non abbiamo vinto contro una squadra, a mio avviso, molto forte, che al primo tempo ci ha messo in netta difficoltà. Quella tripla opportunità, che cosa le ha lasciato? Qual è stata la sua reazione? Bisogna viverla al momento, dispiace perché si poteva fare anche gol, però poi non è venuto e bisogna poi, ecco, sono stati bravi a cercarlo fino all'ultimo minuto. C'è stato poco lì che Altobelli all'ultimo minuto realizzasse la rete, i ragazzi hanno creduto fino in fondo. Veniamo da un momento molto particolare dove le partite le stiamo disputando, ma i ragazzi sono stati anche 30 giorni fermi e quindi c'è una crescita di questi che hanno avuto il Covid. Abbiamo recuperato Diarra tre giorni fa, l'abbiamo messo in campo, dobbiamo centellinare le forze, dobbiamo guardare tante cose, che non è la semplice proiezione a quello che si fa in campo. Dobbiamo guardare tante cose anche quando vai a cambiare, quando vai a sei molte volte legato perché c'hai gli under in quella posizione e devi continuare con quella cosa lì. Andiamo in Eccellenza adesso, si sono giocate due partite ad Avezzano, pareggio 1-1 fra Avezzano e Delfino Flacco Porto Pescara, ma noi andiamo a vedere adesso la gara che si è giocata a Chieti con il big match
della terza giornata di campionato, in vantaggio i neroverdi grazie ad un rigore di Mariani, equilibrio ristabilito dall'Aquila con Pellecchia. Andiamo a vedere il servizio di Stanislao Liberatore. L'Aquila non tornava al Guido Angelini da 8 anni. La sfida non era importante, era importantissima, anche se non fondamentale, ai fini della promozione in Serie D. Se il Chieti avesse conquistato i 3 punti, avrebbe staccato anzitempo il pass per la categoria superiore, ma la dea bendata ha deciso per il pari. Tra i neroverdi, debutto assoluto tra i pali di Alessandro Russo, 21 anni a luglio, che ha strameritato la fiducia di Lucarelli. Il derby inizia con il Chieti in avanti. Al 7° è Romano Puglielli che, dopo uno stretto dribbling, impensierisce l'estremo aquilano Domingo. 2 minuti dopo è la formazione aquilana che mira allo specchio della porta con Catalli. Il suo tiro va fuori di poco. Grande tatticismo delle due squadre fino al 25°, quando il direttore di gara, il signor Francesco Aloise della sezione di Lodi, ravvisa un netto fallo in area ai danni di Puglielli. È rigore. Dal dischetto Marco Mariani non perdona e corre verso la curva dei tifosi, purtroppo vuota. È 1-0 per il Chieti. Un vantaggio che forse fa gongolare un po' troppo i neroverdi, capaci, 12 minuti dopo, di pasticciare su una palla con un tocco di mano. Evitabilissimo, che regala un calcio di punizione a dir poco d'oro all'Aquila. Dal limite del lato corto dell'area di rigore, l'esperto Pellecchia calibra il pallone nel migliore dei modi e realizza un pari di gran rispetto. Si va al riposo sull'1-1. Il rientro sul perfetto manto erboso dell'Angelini vede due squadre piene di voglia di conquistare i 3 punti, ma l'eccessivo tatticismo porta solo a sprecare energie utili e importanti. Nella prima mezz'ora della ripresa il Chieti colleziona 4 angoli a significare la voglia di incamerare l'intera posta in palio. Al 33° il portiere aquilano smanaccia un corner battuto direttamente in porta dal neroverde Aquilanti. L'allenatore del Chieti, Lucarelli, gioca il tutto per tutto e nel valzer delle sostituzioni mette dentro 3 punte fresche in luogo di Fabrizi, Galli e Farindolini. Dentro Rodia, Icramellà e Spadafora, ma le cose non cambiano. Al termine dei 90 minuti più recupero, il pari, più che scontentare il Chieti, sembra andare bene, anzi benissimo, al team rossoblù allenato da Roberto Cappellacci. Per Chieti e l'Aquila, la corsa alla Serie D è sempre più aperta. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand trovate i nostri servizi su YouTube, sui social e sul nostro sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.